Ciao a tutti e a tutti, benvenuti in un nuovo video. Io sono Maggie, con me c'è Serena. Salve. Allora, in pratica noi stiamo per fare uno scherzo a Michele, perché anche lei conosce Michele, ovviamente del suo stesso paese. E quindi vi non sa che c'è lei, quindi adesso andiamo in stazione, lei si nasconde. Dove mi nascondo? Ci sta il punto dove nascondersi, non ti preoccupare. Faccio, guarda, poi mi dirò un calcio in faccia e dici questa chi è. No, tranquilla. Tranquilla. E quindi faccio nascondere lei, lo andiamo a prendere, io inizio a camminare, lei sbuca, in pratica sto dicendo più o meno. Le regole, no. Sì, ok. E quindi ci si vede tra poco, con lo scherzo a Michele. Intanto però faccio finta che devo fare delle riprese o qualcosa. Allora, in pratica abbiamo deciso di cambiare punto. Praticamente lui arriva da questo binario e da queste scale e noi, lei si nasconderà in pratica di qui. Si nasconde per di qui quando noi passiamo. Io dovrò cercare di... No, io cercherò di tenerlo più in là, girato in qualche modo, così non ti vede. Io che devo farlo sbucare. Devi sbucare, sì. Sì, è certo. Cioè, se io cerco di stare tipo di così da questo lato, però dopo lui guarda di qua, no, quindi di così. Allora, è arrivata una personcina che sta già scoppiando a ridere e sta tipo lì. Ti ho ripreso comunque Michele. Vai. E quindi c'è Michele, è appena arrivato a Prato. La finisci di ridere. E questo non ti incontrata vicino. Allora, come al solito. Quando vieni qua vieni sempre qui. Come al solito. Bene, sei 4 volte cornuta. Molto gentile. Grazie. Molto gentile. Comunque, come al solito, il bimbo deve andare su una giostrina in particolare, quindi. Vai sulla giostrina, no, vai. Sì, però vieni pure tu. Vai sulla giostrina, va. Va bene. Se giostrina, vai. Non mi reggo. Ah, ok. Se non te l'ho già allora a me. Scusa, è la verità. Vai, tanto silenzio tutto. Vai. È andato sulla giostrina in pratica. Ma quella come se... a chi serve quella? Ci vuoi andare? Sopra. E giri. Okay, non te l'ho mandato a te il video questo. Questo non coppa non si gira per niente. No, gira, vedi. Aspetta. Vai, gira. Vai, tirina pure tu, vai. Scivola. Questi cose scivolano. Comunque sono morbide queste cose. Uno qui si è vero. No, qui sì, infatti. Quelle sono ganze. Infatti devi vedere quanto era bello appena finito di lavorare arrivare qua sopra dopo che hai fatto 12 ore all'impiedi. Arrivavi su sti cose così morbide, stavi qua. Oh, che carino. Beh. Si ritorna piccoli. Prendo entrambi. Allora, in pratica stiamo tutti quanti, però adesso vi faccio vedere anche Michele con il cane che sta portando a spasso Totò, però non lo sa portare. Quindi... Lo sa portare tu a spasso? Io sì, più o meno sì. Però non gli faccio... Io non gli faccio fare tutto ciò che vuole a ogni angolo. A ogni angolo no, grazie. Vuoi permettere che non... Cioè, come se tu a me mi dicessi non va più. Ma come non è normale il cane, però, che ogni angolo la faccia. Vabbè, comunque stiamo portando il cane. Oh, si vede che assomiglia alla padrona. Non è vero. Un Michele che porta a spasso il cane, almeno ci prova. Però mi sa che me lo devo prendere per forza io, perché se incontro qualche altro cane, sono cacchi di Michele. Sì, fai una fare. No, io vorrei vedere Michele alle prese con un altro cane. Cosa fa con Totò? Vorrei prendere. Michele, allora tienilo stretto. Sì, quindi tienilo stretto. Tienilo stretto. Se è un maschio, so cacchi.
sì, però non voglio vedere il tuo lato B, Michele. Se tu devi terre da me. Inizia a stringere il guinzaglio. Inizia... Ma perché non usciamo di là? Inizia a stringere qui, a mantenerlo più stretto e tirato. Allora, Maggie raccoglie gli escrementi del cane. Che bellezza. Ok, la parte questa qua la fai tu, La cacca la prendi tu. Allora, continuiamo la ripresa del cane. Senti il lato B di Michele, grazie. Oh, il sacchettino è abbastanza caldo a tenerlo in mano, È un riscaldamento per la sera. Sto tenendo la parte alta. Ma quanto mi tieni? Sai che quello può fare uno scherzo a qualcuno, però non è inverno, perché se no sarà inverno. Gli dicevo, vuoi qualcosa che ti riscalda le mani? Mi dà meno. Mamma mia. Guarda che lo puoi staccare, non prendi. Allora, abbiamo fatto una bella passeggiata, Michele sta ancora con il cane lì fuori. Sta anche serena. Non so se sono riuscita a riprendervi però, Siete avvisati. E Michele sta portando il cane, non tanto bene, però va bene. È la prima volta che porta a spasso un cane, quindi sono traguardi. Domanda, secondo voi loro sono fratelli? Piacere. Sì. Secondo voi sono fratelli? Dove? Ditelo nei commenti. Saluta. È finito, Michele? Sì, è finito. Ok. Noi siamo in stazione, abbiamo ciao, appena ragazzi. Lasciato Serena e tra poco lasciamo anche lui. Che tristezza che leggo i tuoi occhi. Sì, tanto. Dai, vai. Ciao. Vai. Ciao, Michele. Quando ciao, ci si vede? A mai più. Perché a mai più? No. Non vuoi più il cibo? Non ti cucino più. Aspetta. Allora non vuoi più quello che ti ho cucinato? Com'era?